Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Con questo video voglio parlarvi dei miei ultimi acquisti, di make-up e trattamenti viso che ho fatto il 2 gennaio, giorno del mio compleanno, quando ero a New York. Allora, iniziamo subito. Non sono tantissime le cose, ma sono tante cosette sfiziose e di nuova uscita. Allora, iniziamo con questa palette che ho visto, me ne sono innamorata anche perché adesso ve ne parlo meglio e si chiama Double Exposure di Smashbox. Io di Smashbox ho altre due palette, la Artist palette, qualcosa del genere, la 1 e la 2, e secondo me come qualità degli ombretti Smashbox comunque è un brand di alta gamma. All'interno è contenuto come bonus, come regalino, il mini size del Full Exposure Mascara, che è il loro mascara top di gamma, che è molto volumizzante, allungante nel colore jet black, e questo lo devo ancora provare. All'interno della confezione c'è questo fogliettino sia in inglese che in francese dove vengono riportati tutte le varie forme di occhio che io tra l'altro ho studiato in accademia, vabbè insomma l'occhio infossato, incavato, quello senza palpebra come quello delle ragazze orientali, quello leggermente all'insù, quello rotondo, eccetera. E aiuta per creare dei look perfetti appunto in base al tipo, alla forma di occhio che ognuno ha, dando appunto dei consigli pratici molto utili, diciamo. La palette esce con questa forma di cartoncino duro. E all'interno apriamo subito. Allora, prima di tutto c'è un bellissimo specchio che secondo me è fondamentale per una palette di qualità. Poi, sempre all'interno c'è il pennellino con doppio. Da una parte è quello piatto per l'applicazione dell'ombretto, da questa parte invece è quello tagliato obliquo per creare le sfumature nella piega dell'occhio. I pennelli di Smashbox secondo me sono di buona qualità. Ne ho altri che avevo acquistato sempre in America e l'unica pecca è che è doppio e quindi quando lo infilate, non so, nel portapennelli oppure come faccio io in semplicissime tazze di Starbucks, quelle grandi, vi faccio vedere il mio portapennelli, questo per quelli da occhi e questo che è ancora all'inizio, perché ne mancano ancora, questo per quelli da viso. Insomma, essendo doppio è abbastanza scomodo perché da una parte ovviamente poi rischia di schiacciarsi e di deformarsi. Ma torniamo alla palette. Fuori intanto si sta alzando un vento spaventoso. Allora, questa palette. All'interno c'è questo cartoncino utilissimo, prima di tutto perché vi dice la tipologia di ombretto, o meglio il finish. Quindi vi posso dire che ci sono due su 14, perché all'interno sono 14 gli ombretti. Due sono matte, poi shimmer sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 shimmer e gli altri satin. La particolarità di questa palette è che praticamente è utilizzabile in due modi, ossia asciutto e bagnato. In generale, però, i wet and dry, soprattutto quelli della palette, quando si utilizza con il pennello bagnato, tende ad ossidare la superficie e a rovinare la superficie degli ombretti. Invece, in questo caso possiamo tranquillamente utilizzare il pennello bagnato e non si rovina assolutamente, ma ritorna esattamente come era prima l'ombretto.
Utilizzandoli quindi asciutti o bagnati, il finish, o meglio, il risultato finale cambia notevolmente. E appunto, tramite questo cartoncino utilissimo, se bagniamo i tre matte, diventeranno ovviamente più scuri. Quelli shimmer, qualcuno diventerà più scuro, qualcuno diventerà con il finish più metallico, altri invece avranno una maggiore vibrazione, no, come si può dire, avranno una vibranza, non lo so, comunque colori molto più vibranti, ecco, come finish. Quindi è utilissimo, utilissimo anche questo cartoncino interno, appunto. C'è indicato proprio il nome di ogni singolo ombretto e ve lo faccio rivedere. Il trucco che ho su ora è fatto proprio con questa double exposure e ho utilizzato nella palpebra mobile questo blu bellissimo che bagnato diventa molto metallico. Diventa molto più sbrilluccicoso e si chiama Midnight. Poi ho utilizzato nella palpebra, nella piega dell'occhio, scusate, ho utilizzato i due matte che sono Fig e il colore espresso, mixati con una punta del nero matte. Comunque è un'ottima, ottima palette, ve la straconsiglio, perché praticamente con il prezzo di 14 ombretti avete 28 finish diversi. Quindi ragazzi, questa palette è straconsigliata, per ora in vendita soltanto negli Stati Uniti, spero che arrivi anche in Italia e si possa acquistare anche sui siti internazionali. Sempre della marca Smashbox ho acquistato questo kit. Chi mi segue ha visto che negli scorsi acquisti newyorkesi ho acquistato il kit invece in polvere per il contouring, sempre con le tre cialdine, contouring, bronzer e illuminante opaco. Nel caso vi foste perso il video, vi lascio il link così potete vedere cosa ne penso di quel kit, che tra l'altro lo sto utilizzando molto perché è comunque molto bello e molto valido. Questa volta invece ho voluto acquistare questo kit che invece comprende 4 matite che permettono di fare il contouring, quindi hanno la matita per contouring, per bronzer e illuminante in crema. All'interno è compreso ovviamente il temperino per le matite e poi, come al solito, il fogliettino illustrativo. Allora, vi faccio vedere prima di tutto le tre matite, i tre matitoni. Ad esempio, in questo momento ho fatto il contouring con il matitone questo qua, che è un bellissimo colore freddo ed è sfumabilissimo, veramente ottimo, ottimo risultato. Poi abbiamo questo che è il bronzer, quindi leggermente più caldo come tono, e infine sempre l'illuminante che ho utilizzato ad esempio sul naso, sull'arco di Cupido, che è questo matitone color burro, sempre matte e sempre sfumabilissimo. Sono veramente... Ero un po' indecisa perché ho pensato, sì, ho già le cialde di fondotinta, ho già le cialde di correttore per fare il contouring in crema, ma questa è un'ottima, ottima alternativa, praticissimi perché appunto li si può portare ovunque, anche in borsetta, non occupano spazio. È veramente un ottimo, ottimo prodotto. Sempre, vi dicevo, all'interno il foglietto illustrativo, sempre in inglese e francese, dove in questo caso sono segnati i vari tipi. Sembra di ritornare indietro in accademia quando ho studiato le forme del viso per il trucco correttivo. E quindi ci sono le varie forme di viso. Insomma, dal viso a cuore, al viso rettangolare, a quello rotondo, quadrangolare, eccetera, e ognuno dà appunto proprio sulla falsa riga di una lezione di
di trucco correttivo come utilizzare le tre matite, quindi dove è meglio creare illuminazione, dove creare il contouring e dove magari scaldare l'incarnato. È utilissimo. Poi ho acquistato sempre da Sephora a New York, ho acquistato aumentando i miei prodotti per sopracciglia, che ormai insomma farò un video prossimamente, sarà tipo di 30 minuti perché ho tantissimi prodotti veramente. Ho acquistato di Anastasia Beverly Hills la oddio, dov'è? La Tinted Brow Gel, il Tinted Brow Gel, quindi il mascara per sopracciglia, questo è nel colore caramel, che spero non sia troppo chiaro per le mie sopracciglia. Per ora non l'ho ancora utilizzato e spero di utilizzarlo presto in un mio prossimo tutorial. Ho acquistato, visto che sul sito italiano, comunque in Italia, è quasi sempre sold out e i rifornimenti dal magazzino sono abbastanza lenti. Ho acquistato il rossetto che mi vedete addosso ed è MAC di MAC. Da MAC ho acquistato soltanto questo. È bellissimo, è questo nude malvato che mi vedete appunto indossato ora. Io utilizzo come matita per il contorno labbra la ballerina di Neve Cosmetics, che secondo me è un colore che ci sta perfettamente. E appunto questo Mer è un colore stupendo, che sta bene a tutte le ragazze, con le svariate, con le diverse carnagioni, dalla più chiara a quella un pochino più abbronzata, ed è utilissima soprattutto quando si creano questi smokey eyes o comunque con un trucco occhi abbastanza importante. È un bellissimo nude che consiglio, consiglio e straconsiglio a tutte. Ho lasciato per ultimo il pacchetto più voluminoso e anche più d'impatto, secondo me. Allora, appena entrando da Sephora, appena l'ho visto, insomma, è stato messo immediatamente nel cestino, perché, insomma, sapete che io adoro queste confezioni in cui ci sono tantissimi prodotti, tra l'altro neanche particolarmente in mini size, perché come vedrete hanno delle bottigliette, dei flaconcini, insomma, in cui il prodotto lo si può testare e provare anche per un lasso di tempo abbastanza lungo. E sono queste confezioni di Sephora. Questo è The Great Cleanse e contiene praticamente tutti i prodotti per la detersione del viso. Allora, per 48 dollari americani all'interno, adesso aprirò il pacchettino così vediamo nello specifico tutti i flaconcini e tutti i prodotti, però sono contenuti 2, 4, 6, 8, 10, 11 prodotti che permettono appunto di pulire, detergere e uno anche di esfoliare il viso. Sono tutti prodotti di alta gamma che non vedo l'ora di testare e di provare, anche perché io adoro sia la mattina che la sera pulire bene, detergere il viso. Allora, ecco l'interno, sono divisi in questo modo, attaccati in modo che rimangano compatti. Allora ve li descrivo. Qui abbiamo il detergente viso dell'Algenist, che è una buonissima marca soprattutto perché contiene microalghe e acido algenico. Poi abbiamo questa che è interessantissima perché è una polvere di Bosch, la Tsubaki Oil Infused, però è una polvere che poi va miscelata con l'acqua e da lì si crea questo prodotto esfoliante. Bellissimo, non vedo l'ora di provarla. Poi abbiamo la spugnetta fatta di radice di konjac, che va bagnata e poi passata sul viso insieme al detergente, appunto per questo effetto esfoliante. Poi c'è sempre della linea Glam Glow. Io ho provato la maschera, quella nera, ed è ottima. Detossinante, purificante, è buonissima questa linea perché ha la pelle mista grassa.
Glam Glow, questa è il cleanser, il detergente, e in più all'interno all'argilla. Va tenuto su per 5-10 minuti e poi con l'acqua si crea una sorta di detergente che poi va sciacquato. Poi abbiamo della Origins, la mousse sempre per il viso. Della Origins non ho provato ancora nulla, quindi sono veramente curiosa di provare questo detergente. Poi della Fresh, che ovviamente è un'ottima marca. Io adoro i burro cacao della Fresh perché sono di un idratante e di un emolliente ad altissimi livelli, non dico unico, non so, non dico livello unico, ma tra i migliori in assoluto. In questo caso abbiamo il detergente viso ricco di aminoacidi agli acidi della soia, no? Alla soia, insomma. Da questa parte invece abbiamo l'acqua micellare, guardate questo che full size, cioè che size molto grande che è 100 ml, quindi ottimo, soprattutto da portare in viaggio magari nel bagaglio a mano. Acqua micellare della Caudalie, poi abbiamo lo struccante di Sephora, quello bifasico. Per togliere il trucco waterproof. Poi da questa parte abbiamo, ah, questo l'ho già provato, della Boscia, ed è un olio da applicare sul viso, vabbè, truccato, però non bagnato. Lo si distribuisce bene nel viso e poi con l'acqua tiepida questo olio diventa tipo lattiginoso ed è bellissimo perché rimuove in profondità tutte le impurità e soprattutto lascia una bellissima sensazione di freschezza. Ottima questa, mi piace. Di Nude ho già provato questo olio, più o meno allo stesso utilizzo di questo di Boscia, quindi da olio diventa una sostanza lattiginosa nel momento in cui si mischia con l'acqua. E la Nude è un'ottima, ottima marca. Ho utilizzato per diverso tempo l'olio da notte. Come crema notte l'olio ricco in omega, di acidi, di vitamine, eccetera, ed è un'ottima marca, ottimissima. E infine termino con il detergente mousse di Ole Henriksen al tè rosso del deserto, il Rooibos. E quindi ragazzi, spero che questa piccola descrizione dei prodottini che ho acquistato ultimamente, vabbè, in concomitanza con il mio compleanno che ho acquistato a New York, vi piaccia. Se avete qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda, non esitate a scrivere qua sotto. Prossimamente voglio fare assolutamente un tutorial con la full exposure, così vi faccio vedere un po' di colorini oltre a quelli che ho attualmente negli occhi, che sono veramente bellissimi, e magari un tutorial dove utilizzo le matite, queste per il contouring, così vi faccio vedere nello specifico come si utilizzano. E niente, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!